Giuseppe, fra un po' facciamo 100 anni. Il 20 maggio, eh? Cosa succede il 20 maggio? Mi sa che andiamo ad Ancona. Ancona, mi hanno riferito che vogliono fare e mi chiamano a fare qualcosa. Vogliamo Speriamo fare che. Il salto triplo di cui sei specialista. E specialista, un gran campione. Per la mia età, io ho cominciato tardi a gareggiare e dopo subito mi hanno confrontato con dei giochi, perché li chiamo giochi fra i più difficili, ma io per poter arrivare, sperando di arrivare a fare qualcosa, non è che ho detto ma sa, questi ho accettato e avanti. Quel mio insegnante, diciamo, perché mi ha curato, è lui che è stato quello che ha creduto in me di fare certe cose, insomma, e riuscire, perché ha visto in me la persona adatta, magro, l'età quella, ognuno tanto gareggia con i suoi, non è che, o per i suoi, e niente, ma mi ha indirizzato a questo, perché, sai perché? Perché io facevo il disco, e il disco è fatto da un giro di lancio, uh-huh. E si lancia il disco. Io, non essendo più giovane, esercitarmi il disco non mi dava sicurezza e facevo il mezzo giro per avere questa stabilità che se non c'è si cade. Allora, per tirare il disco, invece di fare il giro completo, io facevo il mezzo. Per prendere velocità e energia, non so perché, facendo questo mezzo giro io saltavo un po'. Mi portavo alla posizione di lancio con un salto di un quarto di giro, da qui mi portavo lì. E così facevo. E lui, vedendo sto salto, ha pensato, me l'ha detto, che per fare salto triplo andava bene. E così mi ha indicato di fare salto triplo. E mi sono un po' specializzato nel salto triplo, perché della mia età centenaria ormai, nel mondo, il mio gareggiare ancora non è 195, perché le categorie vanno a 5 anni, quando avevo 90 anni, 91, 92, 93, gareggiavo con i 90, e arrivato a 95 ho fatto i 95, ma ancora non ho completato i 100, sono sempre 95, non gareggio i 100, dopo il 20 maggio sarò dei 100. Però complimenti, perché io ho visto i video, ho visto qualche gara, qualcosa, veramente bravo. E molte foto, molta gente che ti ammira, ce n'è una su Facebook molto bella, che c'è una ragazza che ti guarda, un atleta, ti guarda con ammirazione perché lei è molto giovane, come a dire, speriamo di arrivare anch'io con quell'energia, con la voglia di fare. Sono un po' un punto di riferimento. E questo mi fa piacere, perché se ti guardi le medaglie dopo, se vuoi le filmerai, sono tutte soddisfazioni avute, però non sfugge la soddisfazione, perché è molto breve, e dopo è una medaglia che sta lì, ma se mi incontri te e mi fai complimenti perché poco prima ho fatto quello che ho fatto, oppure chi mi incontra e mi ha visto qualche anno fa, oh, complimenti, è una soddisfazione che rimane. Eh sì, allora, più grossa. Mi piace di far gioire la gente perché ho fatto. È la mia soddisfazione, sennò non c'è né soldi, né niente, rimane una medaglia. Sono cose, non lo so, dipenderà dal mio carattere. E gioisco poco. Stai facendo diventare orgoglioso tutto Sant'Ippolito, perché ormai ci hanno conosciuto in Mondovisione, sì. Un po' dappertutto. E poi a me piace di fare un po' di umorismo, di gioirci sopra queste cose che si rinnovano. Cosa ti spinge? Io avevo letto anche un po' la curiosità, la ricetta di Giuseppe, la curiosità, che quella non deve mai mancare, l'amore per Alba, tua moglie,
per fortuna. Perché sennò chi campa? E, cos'era le altre cose? La gioia di fare le cose. Sì, sì, sentire la gioia, perché prima ti risponderò del che mi hai chiesto qui adesso poco fa, la curiosità. Se sento un apparecchio, un che passa bisogna che lo veda. Bisogna, sento proprio la necessità di vedere se è grosso, se è piccolo, se è basso, se è alto. E questa è la curiosità. Allora mi dà la vita, in poche parole. Sì, sì, spinge ad andare avanti. E mentre invece io penso, se una persona che non ha la curiosità è un disgraziato. Perché? Perché non gli interessa niente, è indifferente, e allora non sa niente. È vero. Noi viviamo bene, curiosi, ci dà la salute, ci dà tutto. Grazie a Dio è così, e sono contento. Quindi bisogna spingere anche i più giovani ad essere più curiosi, sì, no? Sì, non lo so. Una volta, quando la gente non andava a scuola, perché adesso occorre la curiosità anche per leggere, per sapere, no? Fa parte dello studio, fa parte della persona. Allora che il figlio o i ragazzi dovevano imparare attraverso i genitori o chi era vicino che ne sapeva di più di lui, la curiosità era l'attenzione più che il sapere per loro. E allora gli dicevano: ma cosa, tu sei sfacciato, vuoi sapere ogni cosa, sta zitto, sei piccolo. Era tutta un'altra vita. Oggi la curiosità è sveglio, vuol sapere per la vita di domani. Comunque la curiosità fa vivere, se no sei morto dentro. Sei morto dentro, grazie. È una parola giusta. È vero. Il ragazzo che vuol sapere, quello è un ragazzo intelligente, per me. Deve avere qualcosa, come dicevi te, dentro di giovane, perché sennò non ti muove. Tant'è vero che farsi, a me non mi chiamano mai vecchio, che sappia io, ma se mi dicessero tu ormai sei vecchio, ma che ragioni, ma che fai, ma che dici, io mi arrabbio. Perché dico vecchio, sei tu, se parli in questa maniera che ne hai capito. Perché io sono uno che vivo più della media degli altri, se mi sentissi vecchio non farei quel che faccio. Allora non sono vecchio. E io spero che questa gioventù che è dentro non si vede. Non scappi, no, si vede, si vede. Non scappi fuori. Perché se scappa, sono finito. Non ci possiamo fermare. Ma ti dirò, no? Quello che non ho mai detto nell'intervista. Se io faccio ancora, è dovuto a mio figlio. Prima di tutto, la passione come me. Se non ci fosse lui, non vado via con la macchina. Non ci andrei perché è lontano. Sarei non più fra gli altri, allora avrei smesso già qualche anno fa.